ci troviamo in uno degli angoli più suggestivi e anche meno conosciuti di Palazzo San Giorgio, il palazzo che fu fatto costruire dai gesuiti tra il 1701 e il 1720, esattamente di rimpetto alla chiesa di San Giorgio che era officiata appunto dai padri gesuiti. E per orientarci potremmo utilizzare questa pianta del palazzo che fu disegnata da Domenico Marchelli attorno al 1825. Come si vede i collegamenti verticali sono assicurati da tre scaloni. Il primo è quello che dà su via Farini e che dall'esterno consentiva l'accesso ai due saloni delle congregazioni. Gli altri due collegamenti sono assicurati da due scaloni, chiamiamoli interni, uno nella zona dell'ala est, quella che dà su via Malta, e che portava alle camere dei convittori. L'altro sull'ala ovest, che è questa zona, è quella dove ci troviamo ora ed è lo scalone riservato ai padri, cioè collegava la zona del palazzo che era legata agli usi comuni dei padri gesuiti, cioè la portineria che dava accesso all'attuale via Guido da Castello, il refettorio, le stanze dei gesuiti e al secondo piano su via Malta l'antica biblioteca gesuitica. È appunto questa destinazione d'uso legata ai padri che condiziona la scelta del tema pittorico che decora la volta dello scalone. Si vede infatti un angelo che scende dal cielo con l'emblema della Compagnia di Gesù, cioè il monogramma Jesus sormontato da una croce con i tre chiodi della Passione. Inoltre a ricordare appunto i fondatori dell'ordine ci sono i ritratti dei due appunto fondatori, Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio. Non conosciamo l'artista che dipinse questo scalone come anche l'altro, anche se non pensiamo che non sia un artista di grande fama perché la qualità pittorica è relativamente modesta. Questo scalone è stato murato per oltre un secolo per impedire che si intrecciassero i percorsi e le comunicazioni tra la biblioteca che era al secondo piano e l'archivio di Stato che era al primo. Quando è stato aperto nel 2004 abbiamo trovato questa scritta 1904 Roberto Benevelli in Biancatore di chi evidentemente ha voluto lasciare una testimonianza della sua esistenza e quindi l'abbiamo lasciato. Qui invece ci troviamo nell'angolo opposto sull'ala che dà su via Malta. Lo scalone originale in questo caso era andato perduto e noi con il restauro di Palazzo San Giorgio nel 2008 è stato ricostruito. Questo scalone, come dicevamo, dava accesso agli ambienti pubblici del palazzo e quindi anche il tema della decorazione della volta di questo scalone cambia prospettiva. Come vedete ci sono due putti che reggono un cartiglio con un versetto biblico ambulate in lumine ignis vestis. È un versetto della Bibbia che è anche un monito per riuscire a vivere evitando il fuoco del vizio e del peccato.